In the reading from the Acts of the Apostles, we have that great one-liner, one must obey God rather than man. It is often referred to in the realm of the conscience. In the life of the abbot Adam Scott, the one that I followed through there in doctoral studies in Rome, we have the whole working out of his interior problem when he wanted to flee from being abbot there in the 1200s in the Premonstratensian Abbey in Scotland and wanted to become a Carthusian. And we have this verse coming out as one of the ones that speaks to his heart, for his heart is saying he must flee and become a Carthusian. He wrestles with it and quotes other verses of scripture, such as, make your vows to the Lord and keep them. He goes into all kinds of areas, such as leaving the monastery of his novitiate and all the memories. The heart comes into play. And yet he follows it through. As a result, he ends up in a situation of sort of excommunication from his order, and his name is erased from his writings, making it difficult sometimes to find them again under another name. But the bishop, the Holy Bishop of Lincoln, who brought the Carthusians into England, St. Hugh, protected him, and he was able to become a quiet Carthusian there under his protection. This could seem a waste of talent, and yet God has his rights. And when it comes to specifically the contemplative life, when one looks at what goes on in a good monastery, one sees something beautiful for God, and the gratuity of it is its very beauty, a complete waste in the eyes of men, but the souls therein have followed that voice and have obeyed God rather than mere men who one day will have to answer also for the use of time. Nella lettura degli Atti degli Apostoli abbiamo questo versetto famoso che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. È un versetto che usciva fuori quando facevo gli studi a Roma di ricerca per il dottorato nell'autore nostro Adamo, che era un abate in Scozia, che però aveva questa lotta interiore perché voleva andare nella solitudine assoluta della certosa, però era abate e professor solenne, e abbiamo la sua vita interiore che esce fuori tramite questa lotta tra l'obbedienza ai voti e anche la formalità del suo engagement nella vita monastica in cui era inserito anche pubblicamente, e questa cosa segreta che nessuno potrebbe vedere, la voce di Dio e a chi si deve obbedire. A un certo punto fa anche appello ai ricordi del noviziato, del giovane monaco Premonstratense, canonico regolare, sentiva un'attrattiva enorme e la grazia fresca del noviziato che viveva ancora nella sua memoria. Tutto questo, buttarlo via, però ha seguito. Lottava anche contro i voti perché aveva questo versetto che usciva fuori forte: fate i vostri voti al Signore e adempiteli. Il voto a Dio, però è a Dio che si obbedisce. Cosa si deve fare? E infatti l'obbedienza è intervenuta e fuggito, correndo così quasi escomunicazione della sua abbazia, e l'ordine certosino ha tolto il suo nome dai suoi scritti, e comunque il santo vescovo fondatore dei certosini in Inghilterra, Ugone di Lincoln, ha preso lui sul suo mantello e ha potuto diventare certosino tranquillo. Una cosa
segreta perché davanti agli uomini era un spreco di talenti, perché era un gran predicatore, però simboleggia in se stesso, ma in segreto, della bellezza, della gratuità. Gli angeli sono gratuiti, non hanno funzione normalmente, adorano. Qualche volta gli angeli custodi hanno una cosa per noi, però i grandi serafini, cherubini, sono del tutto gratuiti, adorano e basta. E questo anche è una chiamata valida, non ha senso davanti agli uomini, però nell'eternità che è il senso degli uomini. Alleluia.